Allora, eccoci alle 9:17, un paio di minuti di ritardo, ma solo perché sono riuscito anche stasera a consultare l'orologio sbagliato. Ma insomma, eccoci qui per parlare di un argomento molto serio, al di là, insomma, di quest'aria di sarcasmo a buon mercato, il male di vivere e declinazioni di genere. Allora, poco prima, nel preparare la trasmissione, ho voluto fare un giro nei motori di ricerca. È uscita fuori un curioso testo in PDF che è un po' la scheda di un'opera che si è interrogata un po' sulle stesse domande che ci faremo questa sera. Fare un'antologia dei poeti e delle poete che hanno scritto del male di vivere. Devo dire, poete davvero molto molto poche, si contano sulle dita di una mano. Sì, qualcuna la conosciamo, sicuramente Alda Merini, sicuramente Giorgia Pozzi, e poi almeno per la parte italiana, ce n'è appunto qualcuna di sconosciute come Curzia, Ferrari, insomma arriviamo a 5 o 6, ma il punto è un altro. Il male di vivere è neutro, o meglio, nella tradizione classica passa come un tema neutro, anche se fortemente e ostinatamente declinato a maschile. Fino a quando appunto non si affacciano i generi, non si sono espressi i generi, ma a quel punto si moltiplicano. Questo perché appunto maschile e femminile, ma devo dire un male di vivere anche espresso nella cultura omosessuale e transessuale, sarà sicuramente il prossimo segno, il prossimo punto da conquistare e inserire appunto nella storia della poesia. Con gli altri poeti, appunto, questa sera cercheremo di affrontare questo tema, vedendo un po' che cosa abbiamo raccolto in giro, hanno raccolto in giro per la verità su questo tema del male di vivere. Ma questo per un arricchimento, cercando di capire se la differente angolazione, la differente sensibilità può essere promettente più che di soluzioni, e in questo moltiplicatore dei generi di soluzioni ne possiamo trovare davvero tante, sicuramente di un altro modo di porre questo tema e di scavare attraverso la parola. Torna qui un tema importante, proprio seguendo questo ragionamento sulle declinazioni di genere, e cioè la parola poetica legata al corpo. Questa è una grande suggestione, perché la parola anticamente, appunto, probabilmente è molto legata al corpo, è molto legata alla fisicità. Ricordo qui il solito binomio, o meglio, la radice della parola poesia, quella che la lega molto al fare, dal fare appunto alla corporeità, al genere, ai generi. Ecco, io credo che in questo perimetro si possano davvero fare dei ragionamenti e cercare di proporre degli autori che ci suggeriscono delle cose straordinarie. Allora, cominciamo con Tullia Ranieri, che è stata la prima ad entrare in questa nostra trasmissione, che già ha raggiunto il pieno, quindi perché sapete che il sistema ha più di 10 presenze non le tollera, insomma, per fare numero paro. Allora, quindi cercheremo di bruciare i tempi, di andare un po' al sodo con Tullia. Prego, a te la parola. Grazie,
Eccomi, ciao a tutti, buonasera. E allora, io per questa puntata ho scelto un autore particolare che non so, non è conosciutissimo, però non è nemmeno sconosciuto. Si chiama Egidio Molinas Leiva, è un paraguayano, è stato un rifugiato politico. Prima è scappato in esilio con tutta la famiglia dal Paraguay, e poi invece è arrivato in Argentina, dove idem è dovuto scappare di nuovo perché è torturato dal regime dell'epoca e si è rifugiato poi in Italia. E ha sempre scritto anche in dialetto guaraní perché faceva parte di questa etnia e ha scritto una poesia meravigliosa che si chiama Rovesciarmi, parla proprio del male di vivere. Allora. Allora, Tullia, aspetta alcune indicazioni di servizio e poi ti lascio cominciare. Man mano Sì. che declamate, poi continuate a seguirci magari attraverso un altro device o sullo stesso device, magari sulla uscita nella pagina Facebook, perché così date ad altri l'opportunità di entrare. Vedo che il sistema mi sta mandando continui segnali che si stanno spingendo all'entrata dello studio e quindi evidentemente vogliono. Poi vedo che qualcuno ha addirittura duplicato i propri profili, tipo Luciana Raggi che ce n'è due, non capisco come abbia fatto, ma insomma, beata lei che riesce ad occupare. Non so, forse ha aperto con due codici diversi. Allora, vai Tullia, prego, a te la parola. Sì, allora, dicevo appunto, questa poesia di Egidio Molinas Leiva si intitola Rovesciarmi. Non cercarmi oggi, non reclamarmi, non saprai dire che non ci sono. È troppa la sete che ho bisogno di placare. Mi occorre ricrearmi. Questo mestiere di vivere, rovesciato del tutto, verso fuori, in avanti, a momenti parrebbe che mi vuoti, che mi dissangui. Mi occorre ricrearmi. Mi occorre essere io quell'altro e quell'altro ancora, ad ogni movimento. Devo imparare a vivere senza scordare me stesso. Non cercarmi oggi. Sono in ripiego. Sono in ripiego, ma impegnato, molto impegnato, premeditando un salto. Non voglio restare indietro, voglio stare davanti. Voglio tornare al mondo prima che nasca il giorno, quando palpiti ancora nella rugiada l'intensità dell'alba. Non cercarmi oggi, non reclamarmi, non saprei dire che non ci sono. Ho bisogno di rovesciarmi sulla mia propria urgenza. Ecco. Bella, molto molto bella. Tra l'altro è posta in modo da non nuocere a nessuno. C'è questa richiesta di isolamento totale dal mondo, dalle persone, che scritta così diventa quasi un diritto, no? Sì. E l'altra poesia invece è una poesia che ho scritto io, dedicata a una cantante che ha avuto una vita abbastanza mia amica, tormentata, e niente, così, per ricordarla, a Elle che cantava la vita. Pensieri di ferro, duri, gabbie, liberatemi, il grido del mio spirito. L'aria mi imbavaglia, nascosta tra buie dissolvenze. Ci sono posti dove per restare in piedi è necessario lo sfinimento, l'arroganza stoica della resistenza, forzature. Non so come ancora possa gridare, resistere, esistere. Liberatemi, il grido del mio spirito. In azione dell'armonia, mi altero, nota stravolta, e intanto sto raggiungendo la meraviglia, lo stupore di un'altra luce. Libero il grido del mio spirito. Libero di cantare, adesso. Ecco qua. Beh, è molto in continuità con quella precedente. Sì, C'è. No, dimmi, dimmi. no, appunto, c'è una consapevole, un consapevole bisogno di trasformazione. Mi sembra che sia un po' il tratto d'unione in tutte e due. Sì, c'è un male di vivere che è interiorizzato, è quasi analizzato, diciamo, no? Non è così, Esatto. non è volto all'esterno, ma piuttosto è proprio sì, un momento di pausa, di riflessione, di sottolineature, di quelle che sono le cose che non vanno. Nella poesia di Leva c'è proprio questa cosa qui, dice c'è un'urgenza, no? Devo rovesciarmi sulla mia propria urgenza. Però lui usa questo verbo che è appunto rovesciare, cioè quindi c'è una
proprio un bisogno di rovesciare il proprio male di vivere, anche se rovesciarlo all'interno, però comunque di considerarlo, non farlo passare in silenzio, in sordina. Nella poesia che ho scritto io invece c'è proprio un male di vivere che ha bisogno di una liberazione, perché è un andare avanti che si trascina faticoso, e quindi c'è proprio un bisogno di liberare lo spirito in qualche modo, forse più duro, più drammatico. Il caso leggermente, leggermente, sì. Ma sai, quando trattiamo questo tema, in realtà non c'è un più o meno drammatico, c'è solo una sottile differenza di stile, di sfumature, ma in realtà il tema è importante, tant'è come ci ha ricordato più di qualcuno nel nostro gruppo di Facebook, sono state queste sostanzialmente le parole, o meglio, attraverso le parole poetiche sul male di vivere, poi qualcuno ha deciso, insomma, che la cosa migliore fosse il suicidio o una scelta estrema. Sì. Allora, grazie Tullia, buon proseguimento. Grazie. Continuo a seguirti. Allora, grazie Laura Tommarello, eccola qui, benvenuta. Ciao, buonasera. Buonasera. Un po' in ombra. Luci strane. Allora, Laura Tommarello, che appunto ha appena parcheggiato, sì. L'abbiamo documentato quasi in diretta. Fabio, in diretta al parcheggio. E però appunto voleva essere presente alla nostra trasmissione, quindi già dal parcheggio ha preso contatti con lo studio. Prego Laura, ti lascio la parola. Sì, beh, il tema di questa sera è ampio, poi io sono molto affascinata dai poeti che hanno trattato questa tematica del male di vivere, e il primo nome che mi viene in mente è Montale, naturalmente, che ha proprio così segnato, diciamo così, quando ero ragazza, proprio l'ingresso nel mondo della poesia, proprio per il significato che trasmetteva questa sua intensissima lirica, e spesso il male di vivere. Oggi però avevo pensato a Cesare Pavese, di cui ho letto altre volte una poesia interessantissima che si chiama Il mito, che sviluppa anche il suo interesse per tematiche etnologiche, per il mito, la mitopoiesi, il rapporto anche alla poesia. Però adesso, ascoltando quello che avete detto all'inizio, quello che avete detto, e anche Tullia, mi sono venute in mente altre poetesse, naturalmente. La prima è Alda Merilli, che tu hai citato, e l'altra è Silvia Plath, di cui già avevo letto qualche poesia in passato. E adesso leggo questa, che è Monologo alle 3 del mattino. Monologo alle 3 del mattino. È meglio che ogni fibra si spezzi e vinca la furia, e il sangue vivo in zuppi di vano, tappeto, pavimento, e l'almanacco decorato con serpenti testimonia che tu sei a un milione di verdi con te e da qui, che sedendo muti con questi spasmi sotto stelle pungenti, maledicendo l'occhio sbarrato, ne rende il momento che gli addii vennero detti e si lasciarono partire i treni, ed io, gran magnanimo imbecille, così strappato al mio solo regno. E una poesia naturalmente molto, molto intensa, piena di dolore, e naturalmente qui il tema, oltre che il suo disagio esistenziale, che poi l'ha condotta anche a un gesto estremo, è questa difficoltà proprio nel trascorrere le ore notturne, no? Questo che mi ha colpito. E leggo un'altra che ho qui di Alda Merini, no, potrei sceglierne una delle tante, perché Alda Merini ha trattato questo tema in tantissime liriche. Il filo conduttore qui è proprio la sofferenza notturna nelle ore che precedono l'alba. Ogni parola è un gallo che canta all'alba. Al mattino vedo il tuo volto teso a strapiombo sulla mia grandezza. Sei venuto meno alla luna, lo so, un giorno. Poi sei andato a casa di corsa, si è tolto la giacca, hai messo il fustagno di un turpe pagliaccio. Allora con una mollica qualunque, la forza di un panettiere, ti ha messo un cono da Pinocchio, perché così tu sei stato per me Manganelli. E qui, insomma, anche qui la sofferenza di chi ha un forte disagio
si fa più manifesta, più forte, pungente nelle ore che precedono proprio l'arrivo dell'alba. È quella strana pausa tra il sonno profondo e le ore del giorno che fanno così acutizzare alcuni disagi. E a questo proposito leggo anch'io una mia, Sempre su questa linea della notte, vedo che appunto poi ha un certo peso il fatto di non concedersi al sonno, di attraversare il buio, la notte, attraverso una presenza vigile e drammatica. Sì, poi sono proprio queste le ore, come Silvia Plath, dalle 3 di notte fino all'alba è l'orario peggiore per chi soffre di insonnia, per chi ha qualche problema, che dubbio esistenziale che lo angoscia. Il motivo non lo saprei dire, però sono proprio queste le ore più critiche. E anche io ho scritto una poesia sulla notte. Sottile impermanenza dell'essere, scivola lenta fra le lenzuola strade di fresco. I pensieri, dopo la breve pausa del giorno, ora tornano a frotte. Sui panni stesi in balcone e scesa umida la notte. Con quali parole mi troverai al mattino? Quale preoccupazione darà forma al tuo buongiorno? Sarà lo stesso? Sarai fatto sogni lievi? Oppure dimorato da alcuni pensieri? Come me, che conto le ore di buio, impaziente, in attesa di trovare la vita dentro un'alba latente. E anche per me c'è sempre il rivolgersi a un interlocutore. Esatto, vorremmo Oppure capire anche le appunto. nostre donne, sì, c'è sempre questa presenza, si presume un compagno di vita, comunque un affetto, qualcuno a cui si rivolgono i pensieri, no? Che si vorrebbe vicino, ma una presenza anche imprevedibile a volte. Ecco, io mi domando, qui nella poesia, io mi domando come sarà il risveglio dopo questa pausa della notte, no? C'è sempre questa imprevedibilità della relazione, del rapporto, e la stessa cosa poi emergeva in forme diverse, ovviamente con diverse esperienze nelle altre poetesse. C'è sempre una ricerca di un interlocutore, di un contatto, di una relazione che può rassicurare, che può riscaldare e che però è sempre affidata così all'imprevedibilità. Non No, so se ho diciamo che è un vero e spiegato proprio bene. salto nel precipizio, detta così. Questo buongiorno, visto dal punto di vista dell'insonne, di chi appunto soffre, della mancanza di sonno, è quasi un precipizio. Chissà che cosa accadrà. Non posso guardare al giorno, no, come a un ritmo, ma come a qualcosa di incognito che potrebbe anche distruggermi, potrebbe cambiare la mia vita. Un verso che sembra banale, ma in realtà contiene dietro un grande dramma. Grazie Laura, grazie di questo contributo. E vienici ancora a trovare. Franco Falasca, eccolo qui. Insomma, è un po' che sta osservando questi nostri strani tentativi di fare un cenacolo poetico. E quindi stasera, evidentemente, questo tema lo ha colpito. Lo ringraziamo di essere qui con noi e ti lascio la parola, Franco, prego. E leggerò una mia poesia. Psiche, tra l'inferno dei saperi, brancola la mia psiche scossa, pur ardimentosa, nana come essa è, pur infinita di scovare il filo della matassa, spazio, tempo, orgoglio. Nel piano stare e nel vorticoso ruotare, assemblata come una carcassa di nobili precarietà e vistosamente stupita nel ruotare continuo tra la soddisfatta presenza e l'impossibile assenza. Tenera come un fiore sull'acqua e vorticosa come un pullulare
di belve in dissenso. Franco, allora, quindi non ci sono saperi che possono convincerci di che questo male di vivere si può arginare, e questo oscillare continuo tra una sfumatura, una tenerezza, qualcosa di molto impalpabile, e la somma dei saperi, poi in mezzo c'è il poeta. Prego. Qual è la domanda? La domanda è appunto che la tua poesia mi sembra un'analisi quasi completa, che va appunto dall'impossibilità che i saperi ci possano essere di conforto, al fatto che è la sensibilità del poeta che poi decide, quindi il percorso individuale, il tuo percorso individuale, se proprio vogliamo fare una domanda, da che cosa è stato connotato, più dalla sensibilità, dalla sfumatura, o più dai saperi che poi hanno dovuto fare i conti con la loro vacuità, con la loro quasi insignificanza? Beh, i saperi servono come così consolazione, cioè creano una realtà fittizia in cui noi viviamo illudendoci e giocando, passando il tempo. Non sono veri i saperi, sono riempitivi. E quindi il poeta rimane in perfetta solitudine con se stesso. Difficile che rimanga in perfetta solitudine, c'è sempre qualcuno vicino alla porta che un po' lo ama, un po' lo disturba. C'è sempre questa ambiguità il poeta, dal fatto che rifiuta quello perché lo disturba, però gli piace per vuole essere amato. Vuole essere appunto rinforzato, gratificato. Sì, però non accentuare troppo questa cosa, se no la poesia poi si spacca, si rovina, e come un bicchiere si rompe. È molto interessante questa prospettiva del punto di equilibrio, e quindi da qui anche la lacerazione, la difficoltà, l'energia che ci mette il poeta in questo ricercare il punto di equilibrio. Non so se hai portato anche un autore che a te è particolarmente congeniale. Ma per oggi no, non ci avevo pensato. Va bene, grazie Franco. Allora, sì, prego. Volevo aggiungere che il fatto di scrivere una poesia è un gesto di un estremo ottimismo. Non esistono poesie pessimiste. Il massimo del pessimismo è il silenzio. Appena si scrive, si spera che ci sia qualcuno ad ascoltare, quindi è di un grande ottimismo. Si apre tutta una platea. Questo perché si dà appunto alle parole un grande valore, cosa che non è più possibile rintracciare in altri ambiti, dove appunto invece le parole vengono sempre battute, sempre di più denigrate e offese. Grazie Franco di questa bella riflessione, e torna a trovarci appunto. Grazie. Allora, Irene Sabetta, beh, è quasi un passaggio obbligato, perché visto è un po' lei che ci ha portato Franco Falasca. Prego, a te la parola. Io sono la biografa ufficiale di Franco Falasca. Di Franco Falasca. Io dico sempre che quando sono nata era lì che mi aspettava, quindi mi conosce prima che io nascessi. Ci lega un'amicizia profondissima, oltre che, vabbè, è un po' il mio faro. Allora, io stasera vorrei leggere due poeti, un uomo e una donna, purtroppo entrambi non ci sono più, una poesia di Franco Capasso, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, e una poesia di Anna Malfaiera, che non ho avuto il piacere di conoscere direttamente, ma appunto tramite Franco ho conosciuto molto presto la sua poesia,
e lo ringrazio per questo. Franco Capasso è un poeta di Napoli che però è vissuto a Terracina. La poesia è tratta da una raccolta che si chiama Natalia. Quando ho letto il tema della serata mi è venuto subito in mente lui, un po' perché appunto il ricordo di lui è un ricordo che mi arreca malinconia, perché ero molto legata, era molto simpatico, era una persona veramente affabile, e quindi ci tengo davvero a leggere questa sua poesia. Fuggire. Fuggire, ma dove? Se il mondo muore, se il mondo se ne va in cancrena. Sono stanco di correre, sono stanco di umiliarmi. Sono un uomo ferito, sono un uomo morto, e i morti sono ciechi e sordi. Ho la testa in frantumi, ho la testa che non si regge, e corro, corro in cerchio senza mai fermarmi. Io sono un uomo in crisi. Io sono stato sempre in crisi. Io vengo da una razza in crisi. Io non conto nella mia crisi, non conta nessuno nella crisi. Nella crisi siamo tutti uguali. Siamo uguali come una goccia d'acqua. Io mi odio e odio di essere in crisi. Odio la crisi del mio mondo interiore. Odio la crisi della gente. Loro non sanno di essere in crisi. E adesso invece leggerò una poesia di Anna Malfaiera, venuta a mancare nel 97, un'autrice di Fabriano che però è vissuta a Roma ed è stata molto attiva in vari settori, ha collaborato con molte riviste, e questa poesia che leggerò è tratta da un'antologia postuma che è parte di una collana diretta da Alfredo Giuliani. Quindi qui, più che il male di vivere, che pure si trova molto nelle poesie di Anna Malfaiera, c'è come la ricerca di un antidoto, è quasi il tentativo, lo sforzo, la tensione di superare l'angoscia attraverso una riflessione che vuole essere anche appunto una via d'uscita. Imparare a vivere. Non conosco una definizione credibile. Evidente è l'esigenza della vita, ma non si sa che vuol dire viverla intensamente. Si vive quanto occorre, mai di più. Il sorriso e l'angoscia compresi, per giungere nel cuore degli affetti e della memoria, dentro la maturità delle esperienze, per giungere a dire che ogni essere ha diritto a vivere nel modo che crede. Ed è così che si vive un poco. Il passato è passato, dissolto. Lasciarsi vivere una sola, una volta sola. Ecco. Eccoci. Ci sono ancora? Allora... In tutte e due, sì, ancora un minuto. In tutte e due c'è più una riflessione, diciamo così, di tipo filosofico. Diciamo che la poesia, per questo, questa capacità che ha di indicare percorsi nuovi attraverso la deflagrazione delle parole, attraverso la potenza del verso, è lasciata un po' ai margini. E però certo che i temi sono posti con forza. Allora, tornando a quello che diceva Franco, ecco, a proposito di questa concretezza del poeta, sempre a metà tra la fuga e invece il bisogno dell'altro, non credi che invece la parola poetica possa essere la nostra compagna di vita? Ecco, te la dico così, in maniera tale che la nostra compagna di vita, che proprio la parola poetica possa garantire, per questa forza che ha di
riandare un po' all'origine e di aprire anche nuovi orizzonti, di essere l'unico vero sostentamento e quindi in parte anche l'unica vera risposta a queste domande così poderose. Ma che sia un tentativo di risposta è sicuro, perché tutti noi in fondo cerchiamo, no, di dare se non una risposta a quello che ci domandiamo e a quello che sentiamo, a quello che insomma gli interrogativi che ci poniamo. Io non credo che la poesia, quando uno la scrive, almeno abbia una funzione consolatoria, perché a volte anzi è una, l'ho detto già un'altra volta, mi sembra una sorta di condanna, cioè è come un'urgenza, è come dover andare al bagno di corsa, è come sentirsi i morsi della fame, e quindi sicuramente per chi la legge può essere d'aiuto, per chi la scrive è sicuramente, ecco, una necessità. Non so fino a che punto possa essere una pratica, come dire, di amicizia. A volte scrivendo ci si ferisce anche, o perché si aprono delle ferite non ben rimarginate, o perché si va proprio a rimestare nel torbido dentro. Quindi, ma sicuramente in questo momento, per quello che riguarda la mia esperienza proprio di essere umano, non lo so, mi sembra l'unica cosa bella che, oltre a camminare, appunto, sempre, che io... l'unica cosa che riesca veramente a condividere con questo volevo altri. Sentirti dire. Va bene, andiamo avanti, ti lascio, avevi un'altra proposta. Guarda, io volevo leggere una poesia mia su questo argomento, perché prima hai citato il corpo, no? Come sì, passaggio quasi forzato della parola poetica. E il mio male di vivere si chiama Liquid Melancholy. Quando all'ora del tè i fluidi convergono nel punto X, negandomi il facile piacere, come droga si spande un umore ad acuirmi i sensi, e tutto ha peso maggiore, l'odore struggente dei ricordi, la gravità subita, i morsi della fame. Come da posizione underscore mi confaccio alla noncuranza e inappetente bevo la mia dose giornaliera di malinconia. Questo è il mio spleen, bene, diciamo. Bene, vabbè, insomma, qui c'è più invece tentativo di appoggiarsi alla parola, sì, se non altro almeno momentaneo. Grazie, sì, grazie Irene, e torna a trovarci sempre. Claudio Fiorentini. Esco e lascio spazio. Sì, grazie. Claudio Fiorentini, prego, buonasera. Dunque, io avevo pensato di leggere i 33 canti dell'inferno di Dante, ma forse è un po' lungo. Pronto, ci siete? Non vedo più nulla, non vedo più Fabio, non so se mi sentite, non so che sta succedendo. Ci siamo, vai Claudio. Perfetto. Benissimo. Dunque, Dante è un po' lungo, per cui insomma ho pensato di ricorrere ad altre letture. Però prima vorrei dire una cosa: secondo me non esiste il male di vivere. Quello che esiste è il momento della contemplazione, il momento in cui ci si guarda allo specchio, il momento in cui si smette di correre e ci si chiede che cosa stiamo facendo nel mondo e cos'è la vita, insomma, no? E in quei momenti magari troviamo questo campo desolato davanti a noi e dentro di noi, e ci fermiamo e lo descriviamo, magari se scriviamo una poesia, dipingiamo un quadro, insomma, diventano dei momenti molto creativi. Però fondamentalmente ci si guarda allo specchio. Tuttavia ci sono alcuni poeti che hanno riportato il dolore più profondo, no? E questo senso di incompletezza, e lo hanno riportato in un modo estremamente drammatico.
ti danno un pugno nello stomaco e alla fine tu li ringrazi perché senti che sei meglio di quello che eri prima dopo aver letto certe poesie. E vorrei parlare precisamente di, anzi vorrei citare tre poeti. Il primo è italiano, gli altri due no, quindi sono due traduzioni, entrambe mie. Il primo è Clemente Rebola, uno dei più grandi poeti italiani e uno dei meno citati. Leggo dall'immagine tesa. Dall'immagine tesa vigilo l'istante con imminenza di attesa e non aspetto nessuno. Nell'ombra accesa spio il campanello che impercettibile spande un polline di suono e non aspetto nessuno. Fra quattro mura stupefatte di spazio, più che un deserto, non aspetto nessuno. Ma deve venire, verrà se resisto a sbocciare non visto, verrà d'improvviso, quando meno l'avverto, verrà quasi per dono di quanto fa morire, verrà a farmi certo del suo e mio tesoro, verrà come ristoro delle mie e sue pene, verrà, forse già viene, il suo bisbiglio. Beh, è quello che dicevamo prima con Franco Falasca, questa poesia lo rispecchia in pieno, non aspetto nessuno ma verrà. Chissà se appunto, è questo che stavamo un po' discutendo anche con Irene, non sia proprio la parola quella che deve venire, quella che ci deve dare quel conforto, quel sostegno, la parola poetica ovviamente. Prego Claudio. Sì, beh, può essere semplicemente il gesto creativo, no? Che poi si formalizzi attraverso la parola, attraverso il colore, attraverso una scala musicale. Questa è la meraviglia della creatività, no? Che può prendere qualsiasi forma e può essere anche un insieme di forme. Dunque, il secondo poeta di cui cito qualche verso è Javier Villaurrutia, poeta messicano, e pure lui morto abbastanza giovane. La poesia che ho portato qui è un po' lunga, per cui ne leggerò solo un frammento. Il paradosso della paura, paradoja del miedo, è scritta nel 1953 e entra nella silloge Nostalgia della morte. Leggo solo la parte finale, ma penso che dopo che l'avrete ascoltata vorrete comprare qualche libro. Finiamo anche noi. Veramente è stato un grande. Finiamo anche noi. Che vita sarebbe quella di un uomo che non abbia sentito almeno per una volta. Scusate, ricomincio. Che vita sarebbe quella di un uomo che non abbia sentito almeno per una volta la sensazione precisa della morte? E poi il suo ricordo e la sua nostalgia. Se la sostanza durevole dell'uomo non è altro che la paura, e se la vita è una ineluttabile, mortale paura della morte, posto che non può più aver paura, posto che non può più morire, solo un morto, profondamente e coraggiosamente, può disporsi a vivere. Vi ho malmenati, eh? Sì, sì, ci hai fatto male, ci hai fatto male. Ti vedo tronfio e soddisfatto. Quest'altra invece... Un'altra? Sì, però non vi dico l'autore. Mi piace questo mistero. Sicuramente conoscete sia l'autore che la poesia, però forse non vi è stata presentata in questo modo. I giochini alla Fiorentini, questi. È l'ora dei giochini alla Fiorentini. Vai. Però appunto poi parliamo due minuti per capire chi è. Oscurità, mia vecchia amica, sono tornato per parlare con te perché una visione pian piano si è insinuata lasciando i suoi semi mentre dormivo, e la visione piantata nella mente ancora rimane nei suoni del silenzio. In sogni senza riposo che ho percorso da solo, su strette strade di pietra, sotto l'alone di un lampione, trovandomi al freddo, all'umido, quando i miei occhi sono stati colpiti dallo scintillio di una lampada al neon e ho toccato i suoni del silenzio.
e nella nuda luce che ho visto su strette strade di pietra sotto l'alone di un lampione, trovandomi al... E nella luna e nella nuda luce che ho visto 10.000 persone, forse di più, gente che parlava senza dire, che udiva senza ascoltare, gente che scriveva canzoni con le voci che non hanno mai cantato. Nessuno ha osato disturbare i suoni del silenzio. Stolti, ho detto, voi non sapete, il silenzio come un cancro cresce. Ascoltate le mie parole che io possa insegnare, stringete le mie braccia che io possa raggiungervi. Ma le parole sono cadute come mute gocce facendo eco nel pozzo del silenzio. E la gente si chinò e pregò al Dio di Neon che loro stessi hanno creato. E il segno irradiò il suo avvertimento nelle parole che stava formando e disse: le parole dei profeti sono scritte sui vagoni della metropolitana e sui muri delle case popolari e mormorate nei suoni del silenzio. The Sound of Silence, beh, insomma, ma chi non conosce la tua grande cultura musicale e ci delizi sempre, insomma, con queste chicche. Ma tante volte dimentichiamo che certi testi sono delle bombe feroci, è veramente bellissimo questo testo. Una grande veramente bellissimo, molto, molto intenso e ascoltato con quella musicalità, con quella forza della musica, delle note, insomma, è davvero un bel colpo, ma peccato che noi lo ascoltavamo come una cosa molto malinconica e basta, insomma. E invece è una poesia molto profonda. È una poesia molto profonda e molto molto bella. Allora, Maurizio Mazzurco, grazie Claudio, grazie, a presto. Ciao. Maurizio, vai. Eccomi qua. Buonasera a tutti. Io ho ascoltato con grande piacere queste scelte così variegate e così originali. Io per motivi che spiegherò dopo, invece vado sul biecamente classico e non credo ci sia neanche bisogno di presentare la mia prima scelta. A Silvia. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Sonavan le quiete stanze, le vie d'intorno, al tuo perpetuo canto, allor che all'opre femminili intenta, sedevi assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. Io gli studi leggiadri talor lasciando le sudate carte, ove il tempo mio primo e di me si splendea la miglior parte. D'in sui veroni del paterno stello porgi agli orecchi al suon della tua voce e dalla man veloce che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi, e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno. Che pensieri soavi, che speranze, che cori, o Silvia mia! Quale allor ci apparia la vita umana e il fato? Quando sovviemmi di cotanta spene, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato. E torna il mio doler di mia sventura. O natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta, perivi, o tenerella. E non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti molceva in cuore la dolce lode or del negro chiome or degli sguardi innamorati e schivi, né te con le compagne ai di festivi ragionavan d'amore. Anche per via fra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche negaro i fati la giovanezza. Ahi come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme. Questo è quel mondo
questi diretti l'amor l'opre gli eventi onde cotanto ragionammo insieme, questa la sorte dell'umane genti, all'apparir del vero tu misera cadesti e con la mano la fredda morte d'una tomba ignuda mostravi di lontano. Ecco, beh, questo... innanzitutto complimenti per questa lettura, per questa quasi recitazione che sei riuscito a fare e che ci hai coinvolto, devo dire, e grazie, che va completata sul... chi ti ha visto crescere come declamatore lo può dire. Allora, no, va completata con le ragioni di questa scelta, perché sì, qui dunque, sì, c'è un bel perimetro, no, di cui tener conto. Non è più, non è più, oppure non è ancora, a seconda dei punti di vista, il dramma del singolo poeta. Qui c'è un ragionamento molto più amaro sul mondo intero, sulla natura e sulla vita delle altre persone, appunto. Prego. Sì, no, dunque, io veramente dico, io dico la verità, fin da ragazzo, quando ho cominciato a studiare Leopardi, mi sono chiesto, ma com'è che al buon Leopardi gli gira sempre così tremendamente male e sempre così di cattivo umore? Una risposta la dà, ecco, questa è la motivazione della mia scelta, una risposta la dà un libro che, di cui mi sono ricordato quando ho letto l'oggetto dell'incontro di questa sera, Il male di vivere declinazioni di genere. E mi riferisco, a proposito di declinazioni di genere, al saggio, che insomma si legge anche come un romanzo, Silvia è un anagramma, di Franco Buffoni. Ecco. La sua tesi, insomma, in un modo che non è originale, ma che lui fa suo. E lui dice che dover nascondere il proprio orientamento sessuale per timore della sanzione della società e della legge ha segnato pesantemente la vicenda umana di molti scrittori del passato. E secondo lui è stato quasi certamente il caso di Leopardi e forse anche di altri due autori molto importanti del nostro 8-900. Naturalmente Buffoni ragiona pro domo sua. Io non ho le risorse per un parere critico definito. Ho un po' approfondito il discorso critico su Leopardi. C'è chi è a favore di una tesi, cioè dell'omosessualità di Leopardi, c'è chi è contro. Su Leopardi sembra in effetti un po' più probabile che sugli altri due nostri poeti del Novecento. Comunque, ecco, io non ho i mezzi, come ripeto, critici per un parere definito, però diciamo che di per sé, se alla fine in qualche maniera si dovesse dimostrare questa ipotesi, non è che mi cambierebbe, sarebbe un completare il discorso critico di Leopardi, non è, su Leopardi non è un discorso di resa maestà. Comunque, dopo gli altri due poeti di cui parla Franco Buffoni, passo a leggere una poesia del secondo. Vai. Allora, aspetta un po' che lo troviamo subito. Eccolo. Nebbia, nascondi le cose lontane, tu nebbia impalpabile scialba, tu fumo che ancora rampolli sull'alba, da lampi notturni e da colli, da aeree frane. Nascondi le cose lontane, nascondimi quello che è morto, io veda soltanto la siepe dell'orto, la mura che ha piene le crepe di valeriane. Nascondi le cose lontane, le cose sono ebbre di pianto, io veda i due peschi, i due meli soltanto, che danno i soavi loro mieli per nero mio pane. Nascondi le cose lontane che vogliono che ami e che vada, io veda là solo quel bianco di strada che un giorno ho da fare trastanco don don di campane. Nascondi le cose lontane, nascondile, involale al volo del cuore, che io veda il cipresso là solo, qui solo quest'orto,
qui presso sonnecchia il mio cane. E il secondo poeta di cui, insomma, appunto, parla Buffoni a proposito delle sue, ipotizzando una sua tendenza, insomma, omosessuale, Giovanni Pascoli, che avrete riconosciuto, questa appunto è Nebbia. E per chiudere, chiudo col terzo, che manco a dirlo, è proprio Montale. Se ho tempo, leggo La casa dei doganieri. Vai. Posso? Vai, vai. Ok. Tu non ricordi La casa dei doganieri, sul rialzo a strapiombo sulla scogliera, desolata t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sospire quieto. Mi beccio sferza da anni le vecchie mura e il suono del tuo riso non è più lieto. La bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non ricordi. Altro tempo frastorna la tua memoria. Un filo s'addipana. Ne tengo ancora un capo, ma s'allontana la casa e in cima al tetto la banderuola affumicata gira senza pietà. Ne tengo un capo, ma tu resti sola, né qui respiri nell'oscurità. O l'orizzonte in fuga, dove si accende rara la luce della petroliera. Il varco è qui, ripullula il frangente ancora sulla balza che scoscende. Tu non ricordi la casa di questa mia sera, ed io non so chi va e chi resta. In questa poesia, vabbè, c'è una presenza femminile, il che potrebbe andare a smentire in parte o a non suffragare la tesi di Franco Buffoni. Comunque io ho letto questi tre poeti perché proprio sono i tre poeti di cui lui parla e in fondo ci presentano in ogni caso un aspetto di quello che viene, che è stato battezzato come con il male di vivere. Allora, l'hai talmente citato, questo Franco Buffoni, che poi alla fine leggeremo una sua poesia che fa un po' la rima, simpatica, devo dire, molto interessante, con il tema di questa sera, si intitola Il bene oscuro, ma alla fine... Sì, è molto incisiva, sì. È molto incisiva, sì, devo dire appunto che... Ecco, quella è un esempio... di ragionamento filosofico che però appunto lascia alla forza della parola poetica tutta la capacità di fare in modo che questa filosofia poi arrivi a tutti, insomma, anche le persone che magari non frequentano la poesia o la filosofia. Allora, andiamo avanti perché c'è un nuovo ospite che vedo, grazie Maurizio, Roberto Scrivano, prego. Raccontaci qualcosa di te prima e grazie, poi buonasera. Leggi. Prego. Innanzitutto vi ringrazio di avermi fatto partecipare. E, diciamo, la mia frequentazione alla poesia non è, diciamo così, recente, è abbastanza, deriva da molto tempo, solo che mi ci sono avvicinato da pochissimo tempo nella esternazione totale, fino ad arrivare a un progetto di pubblicazione. E niente, io ho scritto da sempre, non ho scritto tantissimo, come quando mi veniva, diciamo. E c'è stata tutta un'evoluzione, per cui da un periodo abbastanza oscuro, eccetera, eccetera, c'è stata un'evoluzione non verso la felicità, eccetera, ma sicuramente verso nuove modalità di approccio alla realtà e al mondo circostante. E, tra l'altro, quello che ci dice è molto interessante, è un po' folgorato sulla via di Damasco in tarda età, quindi no, diciamo che questa cosa andava e veniva, poi c'è stato uno stimolo particolare, affettivo di una persona che poi ho detto ma perché no, e poi c'era un grosso pudore, diciamo, no? Che mi impediva di uscire fuori. Ho partecipato a parecchi reading, a parecchie così, l'ho anche organizzato uno fra l'altro, però poi io non mi sono mai messo in gioco, diciamo così, in una maniera totale, formale, al di fuori, insomma, adesso invece dovrei farlo. E vai. Volevo riallacciarmi un attimo a quello,
questa interpretazione di Buffoni, che io peraltro non conosco, sicuramente Leopardi era così, però faccio una parentesi, eh? Io non so se in questo libro è citato anche Umberto Saba. Allora lo chiediamo direttamente, no, ci ha lasciato, non ti so rispondere. Vabbè, allora niente, un'altra volta. Ci ha lasciato per fare spazio ad altri, vabbè, ad altri no. autori. D'accordo, allora io questa sera avrei scelto tre pezzi, tre poesie, una di Giorgio Caproni e altre due cose mie. Allora, Giorgio Caproni si chiama Condizione. Un uomo solo, chiuso nella sua stanza, con tutte le sue ragioni, tutti i suoi torti, solo, in una stanza vuota, a parlare ai morti. Allora, potrebbe essere interpretata in varie maniere. La più semplice è la solitudine, la mancanza di comunicazione presente. Io invece la interpreto più che altro come una specie di scambio, di confronto, di cercare disperatamente di imparare ancora qualcosa da quelli che ci hanno preceduto, no? E che ci hanno dato. Sono indissolubilmente d'accordo con te. Quindi siccome è anche un vissuto mio, quindi penso che sia un lavoro, fra l'altro, che non finisce mai, no? Anche questo, certo, che fa parte della nostra identità. Poi ci sono due cose mie, sempre sul tema del male di vivere. Una si intitola Giro. Proseguo senza rimpianti, non mi illudo più, non spero. Il vento porta con sé foglie secche, tutte le lacrime che non ho versato e che non posso più versare. Splendido tramonto, fratello sole, mentre si muore tu ed io, schiacciati da ciò che non è. Bellissima, bellissima. Grazie. E poi c'è quest'altra, che si intitola Memoria. Io sono la lama sottile che emerge dal nulla e taglia sfiorando un cuore già stanco. Nel fiotto di sangue scompongo il conforto, la pena d'uno sguardo forse perduto. Ecco, è la forza della poesia scoperta appunto in tarda età, scherzo naturalmente, e cioè quella di poggiare su una grande concretezza, su un percorso di vita autentico, forte, quasi incancellabile. Grazie. Vabbè. Grazie Roberto Scriviano. Torna ad essere dei nostri, naturalmente. Molto a volentieri, trovarci. Grazie. Grazie. Allora, eccoci qui. Noi andiamo avanti. Luciana Raggi. Ciao a tutti, buonasera. Allora sì, sono riuscito ad agganciare il video che tu mi suggerivi, quindi decidi tu quando lo vuoi mandare in onda. Allora, prima vi leggo qualcosa di mio, perché io non posso fare a meno stasera di leggervi qualcosa da questo poemetto che ho scritto qualche anno fa, Se seduta, che parla sempre per 500 versi di una donna che non è riuscita ad affrontare il male di vivere che aveva incontrato. Non è nemmeno ben definito, non sono definite le cause, non è definita l'età della persona, anche perché è insieme una e tante insieme. Però è molto ben definita questa sua rinuncia alla vita, questo suo non farcela, questo suo lasciarsi andare. E quindi è una persona che non ha più rapporti, non vuole avere più rapporti col suo passato, perché e nemmeno col futuro, perché ha paura del futuro, non ha rapporti con il genere umano e si trova in una condizione che rasenta la disumanità. Però parla in pratica di una malattia molto comune nei nostri giorni, che è la depressione. È molto più comune perché ci sono molti casi di solitudine e di persone che non riescono, che non sono aiutate da nessun altro
ad affrontare queste, i problemi che tutti possiamo incontrare. Quindi io vi leggerei qualcosa da questo mio poemetto, va bene? Vai. Se seduta sulla vita una patina di infelicità, se seduta sull'abitudine, s'appiccica i giorni, li rende vani, si incolla all'attimo presente e poi dilaga, cancella attese e futili domande. Nella monotonia dei giorni si è sdraiata, nella solitudine si è accomodata, si è seduta sul divano, indolente, annoiata. Attorno vuoti a perdere, stracci abbandonati, inutili foto sotto vetri impolverati. Cancella la memoria, si nega alla storia. In una nebbia fitta avvolge il suo passato, spegne nella penombra le ombre temute, barlumi di ricordi senza contorni. Il passato fa troppo rumore. Si è messa a riposo e si stordisce col niente. Non ha nemmeno un ricordo da salvare. Scricchiolie emotivi e labili sprazzi di memoria scivolano via frammentati. Chiude la porta e spera che il soffitto non si spalanchi. Ha abbandonato il cielo, ha strappato anche le stelle. Fuori è l'inverno, nulla c'è da trattenere. Basta la luce fioca, che a volte entra sottile, fra ombre lunghe e minacciose. Muta testimone di un tempo sospeso, un minuto dietro l'altro aspetta. Non sa cosa aspetta. Le ore di nascosto corrono in una continuità sfumata. Si dispone al nulla, accasciata sul divano. Non si crogiola nei tormenti, non le servono abbellimenti. Vittima e carnefice di sé, della sua vita, sta lottando, resiste. Sta lottando per spegnere ogni luce, resiste con il poco e niente, pianifica l'assenza fra ombre che respingono il sole. Pianifica l'assenza. Pianifica l'assenza è il grado zero della, della disperazione. Sì, il grado zero della disperazione. Però c'è tutto un avvicendarsi per cui ci si arriva a questa situazione così drammatica. Ma infatti sembra vista così un'indagine molto millimetrata, insomma, di quello che può essere la depressione, di quello che può essere non riuscire a vedere nulla nel nulla. Sì, e secondo me ci sono, insomma, dei campanelli d'allarme che tutti noi dovremmo stare attenti e ascoltarli, perché ecco, in questo lasciarsi andare si può arrivare poi ad un punto di non ritorno. Ma infatti questo tuo ricercare, questo fare quasi una indagine chimica della melanconia, della depressione, della disperazione, fa pensare forse alla ricerca di una via d'uscita, che però non arriva, insomma, piuttosto rimane al grado zero. Rimane al grado zero, però diciamo che l'inizio di questo progetto, di questo poemetto, è stato un'esperienza vissuta da vicino con varie persone che hanno sofferto in un modo o nell'altro di questo, di questa che non si può definire una malattia, può essere, forse anche una malattia sociale, però insomma è qualcosa che si può rifuggire, si può rifuggire. Ora questo, il male di vivere è stato testimoniato nei secoli da moltissimi poeti, e moltissimi sono anche i poeti che non ce l'hanno fatta e che si sono suicidati. Però ci sono anche
molte situazioni in cui invece c'è il modo di uscirne, insomma. Bene, allora godiamoci insieme questo Gassman, che dici? Sì, perché ecco, io volevo leggervi io Verrà la morte, avrai i tuoi occhi di Cesare Pavese, che secondo me è molto bella, anche se drammatica a modo suo. Però ecco, l'ho sentita recitata da Gassman e ti prego, mandala in onda e così ce la godiamo ben letta. Allora ci provo, non è detto che riesca, perché ancora non sono completamente padrone di questi mezzi, ma insomma vediamo che cosa si riesce a fare. Non si sente, Fabio. Eccoci qui, allora torniamo, non so se sei riuscita a sentire Luciana. Io non l'ho sentita, spero che l'abbiate sentita voi. Sì, no, speriamo che chi ci segue sulle pagine di Facebook. Allora, Alessandra Carnovale, eccola qui. Sì, accendi il microfono, ciao. Grazie. Sì, ciao, buonasera. Ho dovuto collegare col tablet perché oggi la connessione ha deciso di fare così i capricci. Eccoci. Prego. Allora, io ti porto un uomo e una donna. Oh, ti finalmente. Porto un classico. No, lo dico. Lo dico perché questo... Non si può dire che non sono stata che sei uscita dal rispettosa tema. Dell'equilibrio. Vedo che questa idea del confronto non è stata raccolta, insomma, tutti si sono fatti tentare dall'idea di parlare di un tema classico, molto importante, insomma, per ogni poeta. Il confronto di genere non ha solleticato. Vabbè, ma ci riproveremo, sicuramente. Va bene. Nel frattempo allora, vedo che la tua bigiotteria diventa sempre più complicata, sempre più interessante. Che la collana... Sì, no, è autoprodotta pure questa? No, come no, le poesie. No, questa no. Fu un regalo di compleanno, quando ancora potevamo festeggiare i compleanni. Esatto. Allora, io vado su un classico come Baudelaire, e lo spleen. Diciamo la descrizione di quella che
si potrebbe chiamare noia esistenziale. Esatto, ti sei mantenuta sul sicuro, insomma. Sì, vabbè, sul sicuro. La prima intuizione era stata Montale, cioè c'era proprio il titolo preciso, preciso, Il male di vivere. Però poi ho virato su, sempre su un altro classico, Spleen. Vai. Sono un principe che regna su un paese di piogge, ricco e impotente, giovane e vecchissimo. Disprezzo dei precettori le moine servili e m'annoio dei cani come delle altre bestie. Né selvaggina né falco mi rallieta, né il popolo che muore sotto le mie finestre. Non distrae la mia fronte di malato crudele, la grottesca ballata del mio buffone preferito. Il mio letto di fiordalisi si muta in una tomba e le dame per le quali ogni principe è bello non trovano vestiti abbastanza impudichi per strappare un sorriso a questo scheletro precoce. Il savio che è riuscito a fabbricarmi l'oro non è capace di estirpare la corruzione dal mio corpo, né di scaldare in quei bagni di sangue che imparammo dai romani e che i potenti invocano da vecchi, questa salma inebetita, dove non scorre sangue, ma verde acqua dell'Ete. Ecco, io ho un ricordo... Senza... Ho un ricordo liceale, volevo proporti una riflessione su questo. Ho un ricordo liceale chiaramente di questo Spleen e proprio la sensazione fisica del colmo, cioè del riuscire a dare talmente tante immagini tale da non lasciare spazio alla riflessione. È chiaramente la cifra di questo poeta, non negarsi nulla. No? Indagare attraverso immagini forti, quasi esperienze vissute sembrano, per quanto sono surreali, no? Indagare appunto in questo caso il male di vivere, la marginalità, la difficoltà nella comunicazione. E però questo ci dà esattamente l'altra metà del pianeta, l'altra faccia della luna, perché appunto non c'è qui la rincorsa della parola consolatoria o della parola poetica come sostegno, qui anzi si usa la parola per guardare in faccia la realtà, diciamolo così. Sì, c'è tutta così una descrizione di quelli che dovrebbero essere i piaceri della vita e che lasciano del tutto indifferente questo io poetico, che nulla riesce ad alleviare da questo stato di torpore, di noia, di disinteresse per il mondo. E che si trasformano in mostri, appunto, no? Sembra un po' una galleria di immagini... Di immagini grottesche, cioè finisce, esatto, in grottesco. Bene, la seconda proposta. Precoce, questo mostro. La seconda invece vado con Alda Merini, una poesia dal titolo Il depresso, penso che sia, ma che è di tutt'altro respiro. Qui c'è invece una sorta di feroce ironia. Il depresso è un'anima instabile, luttuosa, morta. Non ci vuole molto ad essere depressi. Basta un po' di luna storta, un vento che non è gradevole, una donna non sincera, qualche colpo di sfortuna. Il depresso è cavilloso, anomale, iettatore. Fa finta di cantare, ma in effetti si lamenta. Il depresso può avere anche un amico, un poveraccio incolpevole che si dà un gran da fare per vederlo sorridere. Ma il depresso no, non ride, è l'amico volenteroso. Finisce per morire sconfitto. Il depresso è come un vigile urbano, sempre fermo sulla sua catastrofe. Si comincia da bimbi ad essere depressi, da grandi si diventa perfidi. Il depresso non se ne accorge e intorno a lui muoiono persone che tentano di salvarlo e finalmente, dopo aver distrutto un intero mondo di eroi, il depresso rimane felice, è finalmente libero.
il depresso ti annienta, ti uccide, ma finalmente ride. Bella, molto, molto faccia, bella. L'altra faccia, forse, del, ecco, l'altra faccia di quello che racconta Baudelaire, cioè di questo stato depressivo che invece di trovare sollievo negli altri li tira giù, li trascina nella sua catastrofe, quindi l'amico che cerca in tutti i modi di tirarti su poi finisce per essere travolto. Beh, è ammirevole che la Merini abbia fatto questa operazione cercando un po' anche una distanza da se stessa o dalla parte negativa di se stessa. Sì, e comunque ecco, cioè, questo senso un po' cinico, un po' ironico, questa immagine del depresso che dopo che ha fatto terra bruciata intorno a sé quasi è felice, di finalmente ride dopo aver annientato tutto e tutti. Bene, anzi, Il bene oscuro di Franco Buffoni, come dicevamo prima. Non so se hai un'altra proposta, scusa, non volevo toglierti no, la parola. No, ma io con la mia par condicio ho portato un poeta e una no, poeta. Pensavo che fosse questo finale in ironia fosse un bieco tentativo tuo di introdurre invece qualche tua scherzo. Allora, dicevamo appunto di Franco Buffoni che insomma ha scritto questa poesia, Il bene oscuro, anche qui c'è molta ironia, ma solo nel titolo, perché in realtà, come è stato commentato, è una poesia di straziante drammaticità, che però appunto con una tessitura poetica riesce a descrivere due scene di storia naturale, di naturalità che ci ridanno appunto, che ci ridanno la drammaticità della condizione umana. Il bene oscuro. Come te, aquila equilibrata, che centellini millimetrato il profilo del rosa nel bianco dell'alba, come te, quando impicchiata precipiti e sfracelli, midolli spinali tranciati da cavi di funivia, fruste attorcigliate sibilanti boa. Una parola ogni tanto ripetevi perché il sentiero se la ricordasse. Ruzzolò dapprima due scalini della discesa a goglio il cane da caccia morsicato sul muso dalla vipera, gonfiandosi in un soffio a dismisura, fino alla pietosa fucilata, il bene oscuro. Bene, e con questa poesia chiudiamo questa interessante serata che è durata un bel po', dico un'ora e 20 minuti in compagnia appunto del male oscuro. Volevamo fare una declinazione maschile e femminile, non ci siamo riusciti e però magari sarà un buon motivo per ritentare la prossima volta. Grazie ancora a tutti e a presto, buona serata.